Buonasera a tutti, video dedicato allo shopping sotto ai saldi. In realtà io sono andata al quarto giorno perché gli altri passati non riuscivo ad andarci purtroppo, anche se ho sentito ed ho visto che anche quest'anno sono stati abbastanza deludenti, almeno finora. Dopo bisogna vedere tra qualche settimana se qualche sconticino verrà rialzato oppure cosa faranno. Comunque vi faccio vedere che cosa ho portato a casa io. Dunque, l'ultimo oggettino che ho preso è arrivato oggi, nel senso pausa pranzo, mi sono fatta un giretto e sono andata in un negozio che rivende orologeria, bigiotteria, oreficeria, insomma, eccetera. Sapete che a me piacciono gli pop, cioè non lo sapete, però ve lo dico, soprattutto vabbè, questo me l'ha regalato mio marito qualche anno fa, ce l'ho sempre addosso e li trovo degli orologi funzionali perché vanno benissimo, costano poco e sono anche carini, insomma, dai. E, non che costino una cifrona, perché sapete che insomma al massimo ci aggiriamo verso i 35, 39, 22, insomma dipende dal modello, per cui non è che costino chissà che, però io adocchiavo questo modello già da tempo, speravo che andasse in saldo e così è stato, per cui ho approfittato dello sconticino e l'ho preso. L'orologio in questione è questo qui, ve lo faccio vedere aperto magari, è un hip hop con il cinturino in vellutino, spero si veda, comunque è in velluto nero e all'interno con gli Swarovski. Io credevo che fossero dei brillantini normali, la ragazza invece mi ha detto no, mi fa guarda che sono Swarovski. Wow, gli ho detto, un pezzo da 90. Comunque vabbè, insomma, questo è l'ultimo arrivato a casa degli hip hop. Poi cosa ho preso? Negli altri giorni, invece giorni indietro, avevo qualche oretta felice a casa, per cui ho detto ma sì, facciamo un giretto in centro, andiamo a vedere se c'è qualcosa e vi faccio vedere che cosa ho preso. Dunque, sono stata da Zara. In realtà da Zara avrei preso molto di più, però ero col maritino, che ha mariti amorosi, insomma, i più vi danno sempre quell'ansia di guardare, che insomma magari vi dicono sì dai guarda non preoccuparti, però avete sempre quel fiato sul collo che vi fa guardare velocemente perché sennò si stufano, perché magari vi dicono ma non ce l'hai già, oppure ma hai finito, oppure no non preoccuparti io ti aspetto, dopo 4-5 minuti magari che siete lì. Allora insomma niente, ho guardato, ho arraffato qualcosa che mi aveva attirato e soprattutto sapevo che la taglia mi poteva andar bene, l'ho portato alla cassa e sono uscita. È stato diciamo un giretto di massimo mezz'ora, sì, penso in mezz'ora massimo. E niente, per cui spero, credo di tornarci per vedere magari più con calma da sola o con mia mamma o comunque insomma non con lui, insomma anche perché vorrei provare qualcosina e magari trovare diciamo degli sconti più consistenti, perché non è che abbia visto insomma questo risparmio folle. Comunque vi mostro che cosa sono riuscita a portare a casa in quella mezz'ora. Dunque, allora, innanzitutto mi sono innamorata di questa t-shirt. Adesso vi dico già che è tutto stropicciato perché c'era parecchia gente, la commessa alla cassa ho visto proprio che la metteva dentro in malo modo, comunque vabbè, è stropicciata, però ve la mostro perché è carinissima. È questa t-shirt, guardate quanto carina è, con questo scheletrino con il tutù. È troppo buffa, buffissima. Una maglietta passepartout che la metti sia sotto un maglione oppure anche d'estate, insomma. E la trovavo carina anche perché scontata, veniva al posto di 16, aveva il 41,06%, ecco, anche queste percentuali, cioè spiegatemene. Comunque 9 euro, diciamo, si poteva prendere. Poi ho preso, spero di farvi capire come è fatto, perché ovviamente in camera è un po' difficoltoso, comunque mi sposto, questo maglione barra cardigan caldissimo con le maniche a tre quarti, vedete, sono maniche a tre quarti, che io trovo
bellissimo e soprattutto caldo, perché sapete che io soffro il freddo. Comunque è lungo, perché io solitamente porto i leggings, solitamente per non dire sempre, per cui ho sempre bisogno di maglie o comunque magliette che coprano. E questo lo trovavo eccezionale, perché fa sia da, diciamo, giacchino in primavera, oppure da maglione adesso, magari con un bel lupetto sotto. Comunque, insomma, è fatto così, è un color tipo sale e pepe, bordato con questo motivo nero a rombi, molto molto bello, almeno secondo me. E viene, l'ho pagato, questo è un po' caretto, però insomma 49, veniva 70, 69. Poi, cosa ho preso? Questo l'ho arraffato velocissimamente prima di arrivare alla cassa, perché lo trovavo splendido, ma proprio splendido. Questo giacchino, che c'era in realtà in altri tre colori, però a me piaceva grigio, perché sono sempre vestita di nero o grigio, però più che altro di nero. Guardate quanto bello è questa specie di giacchino con gli anamari, bellissimo, bellissimo. A me non mi piace tanto, è abbastanza corto, però diciamo che arriva insomma sotto i fianchi, con sempre di lana grossissima, vedete, e ha questo cappuccio tipo di pecora, proprio lana pecora, che è morbidissimo, ma sta d'incanto addosso, anche magari con semplicemente una maglietta aderente sotto girocollo, un bel jeans, è proprio bello bello rifinito, insomma benissimo. Eccolo qua, fatto così, aspettate che ve lo giro meglio, spero insomma che riusciate a capire come è fatto, così e col cappuccio. Poi da Zara ho preso il pezzo forte, perché io lo adocchiavo già da quando insomma in stagione. È questo cappottino modello SS, come mi ha detto mia mamma appena l'ha visto, verde salvia. Guardate che bello, almeno a me piace tanto, cioè io vi dico guardate che bello, dopo magari qualcuno di voi può dire è orrendo, ma io invece lo adoro. È questo cappottino qua, allora ve lo faccio partire da sopra. Dunque è fatto così, spero lo vediate, verde salvia con il doppio petto. Spero che lo vediate, comunque insomma è sfiancato in lana, è proprio tipo, ma che lana, sembra sì, panno barra lana, passatemi questo concetto. Comunque insomma è veramente caldo caldo, in verde, che io adoro il verde salvia, cioè proprio con questi bottoni dorati, spero che si veda il colore, comunque è verde con i bottoni dorati, che io amavo, l'ho sempre guardato, però ho detto ma arriverà i saldi, non arriverà. Quando l'ho visto, oh, mi sono illuminata, anche perché io adoro i cappottini. Guardavo di trovarvi il prezzo per farvi capire cosa viene adesso, e al posto di 129 l'ho pagato 99, vabbè. Questo bel 22,48% di sconto, che ok, diciamo un 20% di sconto, non lo buttiamo via. Ok, e direi che da Zara sì, ho finito. Come vi ripeto, sono riuscita proprio ad arraffare tre cose in croce. Poi ho preso nei giorni seguenti, allora, delle cosine in una cartoleria che ovviamente aveva un angolino di Hello Kitty, che anche lei sta smaltendo perché non lo terrà più. Vi faccio vedere che cosa ho portato a casa scontato. Adesso i prezzi scontati non ve li so dire, perché lei praticamente li faceva alla cassa, mi diceva sì, questo è al 30, questo è al 20, questo è al 50, bla bla bla, adesso non ricordo, per cui ecco, questo ad esempio non ce l'ha neanche, non me lo ricordo. Comunque fate conto che ho speso ma neanche 10 euro, 15 euro massimo di tutto questo. Comunque vi faccio vedere cosa ho preso. Questa calcolatrice, fatta ovviamente con la faccina stilizzata e il fiocchetto di Hello Kitty. Poi ho preso questa penna, ovviamente c'era l'angolo cartoleria, questa pennina che ha all'interno un dadino, una penna. Poi una matita, questa matitina con sopra la faccina di Hello Kitty, questa qui.
un doppio temperino, questo è troppo carino, questo temperino qua, dico doppio perché ha praticamente due, vedete, si apre qua e si apre di qua. E dovrebbe avere due diversi fori, se non mi ricordo male. No, sono uguali, sono tutti e due per le matite. Credevo uno magari per le matitone, quelle grosse. Comunque niente, ne ha due. Comunque questo temperino. Poi ho preso quest'altra penna, che c'era in vari colori, ma ovviamente io l'ho presa fucsia, che ha la Hello Kitty che è immersa nell'acqua. Questa Hello Kitty sopra un gelato. Questa bella pennona qua, grossa, cicciosa. E poi ho preso altre due pennine, questa qua, che è praticamente la sorellina, dov'è, della matita, si assomigliano molto, della matitina, solo che una ha le zampine sotto, una matita, una, scusate, una penna classica, e dopo un'altra pennina però più fine con questi ciondolini, eccoli qua, questi ciondolini sopra, vediamo se mette a fuoco, ce la fai, forse così. Ma c'è due ciondolini, è rosa chiara ed ha Hello Kitty e delle roselline sopra, spero che si veda, insomma comunque è carina, rifinita in oro, diciamo che era un po' più elegantina rispetto alle altre e diciamo anche che le ho prese tutte, tutte quelle che c'erano sull'espositore, ho fatto una, visto che costavano poco, via. E queste sono, diciamo, le stupidaggini di Hello Kitty che ho preso, purtroppo c'erano solo quelle e non c'era altro. Poi cosa ho preso? Questo è diciamo un poncho che io avevo visto ancora l'anno scorso in un negozio che mi sono lasciata scappare perché come al solito dici ma sì, passo dopo, vado il giorno dopo e sotto i saldi è meglio che lo prendi subito altrimenti non lo trovi più. Lezione ovviamente, mi sono fatta una bella esperienza, quest'anno appena l'ho visto ho detto è mio perché l'ho rivisto, era lo stesso in un altro negozio, comunque l'ho preso da Fiorella Rubino, è questo poncho di La Pen che io amo la follia, mi era rimasto in testa dall'anno scorso, ne avevo fatto una mezza malattia perché non l'avevo più trovato, comunque eccolo qua, è un poncho color grigio, un top in La Pen, eccolo qui, semplicissimo, qua si infila ovviamente ed è un bel poncino come dico io che va bene sia adesso che per la insomma per la primavera, lo mettete anche su un giubbino di pelle oppure su una maglietta, insomma dipende dal clima che c'è fuori, comunque insomma il suo la sua coccola, il suo caldino lo fa comunque anche se è, insomma è una chicchetta perché insomma sì, non è che sia un capo di quelli che tiene caldo, ovviamente non è un maglione, però è un completamento secondo me dell'abbigliamento. Questo è tutto, come vi dicevo ho preso pochissime cose, spero nei prossimi giorni di riuscire a fare un altro saltino da Zara perché avevo visto qualcosa che mi attirava, tra cui accessori, qualche borsina, però credo già di ciao che non esistano neanche più, si saranno già volatilizzati. Comunque niente, spero insomma vi siano piaciuti e se ci sarà qualcos'altro ovviamente farò un altro video per aggiungere, farvi vedere le altre cosine sotto i saldi e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!